c'è posta per te. Ospiti sabato 17 marzo, in studio una coppia del Grande Fratello VIP. C'è posta per te. Anticipazioni, gli ospiti di sabato 17 marzo. Maria De Filippi, come tutte le settimane, anche questo sabato tornerà ad intrattenere il pubblico di C'è posta per te con una puntata ricca di ospiti e sorprese. Nella puntata di sabato 17 marzo, nello specifico, 5 saranno gli ospiti di eccezione presenti in studio. Tra questi 3 sono dei personaggi molto cari ai fan del Grande Fratello VIP. Ad essere stati inviata dalla mattissima conduttrice di Canale 5, con la complicità di Luciana Littizzetto, sono stati Raffaello Tonone, Luca Onestini e Ivana Andrasova. A quanto pare, seguendo il filone della settimana scorsa, Maria De Filippi questa volta vuole di nuovo tornare a far divertire il pubblico, proprio come aveva fatto con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. C'è posta per te, sabato 17 marzo in studio Raffaello Tonone, Luca Onestini e Ivana Andrasova. Il successo raggiunto da Raffaello Tonone, Luca Onestini e Ivana Andrasova, probabilmente, è stato il motivo che ha spinto Maria De Filippi a chiamarli a C'è posta per te. Gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP, infatti, dopo la loro partecipazione al reality sono ormai seguiti da una grande fetta di pubblico. Come si vede dallo spot pubblicitario, inoltre, ad inviare loro la lettera sarà Luciana Littizzetto, collega e amica della conduttrice. Quello a cui assisteremo sabato 18 marzo, dunque, si prospetta essere un siparietto allegro e divertente. Luca Onestini e Ivana Andrasova, dopo C'è posta per te protagonisti di Temptation Island. Di recente si era vociferato di una possibile partecipazione a Temptation Island di Luca Onestini e Ivana Andrasova. Niente di ufficiale, però, era ed è stato ancora dichiarato dai due e queste, dunque, potrebbero essere destinate a rimanere solo voci di corridoio. Ad oggi, però, una domanda sorge spontanea: possibile che nel loro incontro con Maria De Filippi, in occasione della partecipazione a C'è posta per te, non abbiano parlato dell'eventualità di partecipare a Temptation Island quest'estate? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare che qualcosa di certo venga a galla.